Buongiorno a tutti, cara conferenza stampa, siamo qui sul set del mio ultimo film Sole a Catinelle, che parla di me con mio figlio che vi presento subito. Questa è una scoperta incredibile. Si chiama? Robert Danks. Robert Danks viene dalla? Romania. Dalla Romania, pensate, un bambino rumeno che ha vissuto sotto il regime comunista e che mi ha comunque confidato che sotto il regime comunista... È meglio che vivere sotto la Tau 2. Bravo. Ecco, che vuoi dire Robert? Qualche cosa? Lui viene pagato veramente pochissimo. Infatti lo mandiamo a vendere i fazzoletti alle auto di produzione tra una scena e l'altra. Robert, vuoi salutare Valsecchi? Ciao Valsecchi. Ciao, saluta la Tau 2. Valsecchi è uno molto importante, tipo in Romania come... Ceaușescu. Sì, tipo Ceaușescu, bravo, intelligente. Ciao. Allora, vai a vendere i fazzolettini. Questa invece, signore e signori, è una francese bellissima, un'attrice che si chiama... Aurore Ergui. Aurore Ergui sputa quando parla, perché c'ha la R, che chiaramente non è famosa in Francia, mentre in Italia pure. Non se la caga promozione. Costa pochissimo, è bellissima e l'ho chiamata per sfatare questo mito, perché si dice che in Italia... In fondo, per fare l'attrice basta darla al protagonista, invece... Invece anche al regista e produttore, ecco. Che saluto. Ecco, ti sto aspettando l'attrezzino. Ciao, ciao Tau 2, ciao giornalisti. C'è anche una novità nel film che lì si vergogna, questo è per il Fatto Quotidiano. Qualcuno lo riconoscerà, c'ha poche visualizzazioni. Sono sosia. Prima di questa esperienza era anche stimato. Com'è?